Buongiorno Davide. Ed è un bene, buongiorno. Ma non abbiamo dubbi sul look. Allora, cominciamo a leggere insieme i quotidiani, come sempre a quest'ora su RTL 102.5, caro Davide. Allora, l'apertura spesso è di cronaca, legata ai fatti di Viterbo. Vi citerò subito il Corriere della Sera: donna violentata, bufera politica su Casa Pound. C'è la politica sulla stampa che ritorna questa possibile apertura di credito del PD verso il Movimento 5 Stelle, reazione e quant'altro. La Repubblica si dedica invece al primo maggio. Sullo sfondo di tutto questo, i numeri dell'Italia, perché poi possiamo parlare di qualsiasi tema, ma se nella seconda metà del 2019, Davide, come è probabile, bisognerà mettere in piedi una finanziaria molto complessa nei numeri e nella sostanza, e beh, allora qualsiasi altro tema e qualsiasi altra apertura un po' sfuma. Ieri ho avuto occasione di chiacchierare con Carlo Cottarelli all'assemblea dei giovani di Confindustria a Bergamo. Lui, che insomma un po' di numeri ne capisce, al di là del fatto che faccia venire l'orticaria all'attuale maggioranza, ma con grande realismo ha detto: guardate che andremo meglio nella seconda metà del 2019. Forse già i dati di oggi, Davide, del primo trimestre potrebbero essere meno negativi. Il punto è che se andiamo bene facciamo più 0,5. Mettiamo le bandiere per un eventuale più 0,5 a fine 2019? Cottarelli è molto ottimista. Oggi arriveranno i dati dell'Istat sul primo trimestre e speriamo tutti che siano con il segno più. In questo modo si interromperebbe la recessione che ha riguardato il terzo e il quarto trimestre del 2018. Però diciamocelo prima, così almeno non ci confondiamo dopo: se a meno 0,2 si è definita la recessione tecnica, perché sì, c'era il meno, ma era un meno 0,1, beh, se oggi dovessimo avere una crescita del primo trimestre a più 0,1, mettiamoci d'accordo prima, questa è una crescita tecnica, è una ripresa tecnica, perché la sostanza qual è? Noi siamo inchiodati al stare fermi, siamo senza crescita significativa, e il rapporto che bisogna sempre guardare è il rapporto con la crescita media dell'Unione Europea. La distanza tra noi e la crescita dell'Unione Europea aumenta anziché diminuire, e questo è gravissimo. C'è un'intervista oggi del ministro dell'economia a Il Fatto Quotidiano, il professor Tria dice: le liti sono solo una facciata, o sale l'IVA o scatteranno i tagli. Questo che dice il professor Tria è scritto nella legge di bilancio. Probabilmente in Italia gli unici che continuavano a ripeterlo eravamo noi, perché gli altri non ci credono, cioè è scritto, non è che basta andare a controllare. Ma no, diciamo, no, ma tanto non è, succederà esattamente questo, perché nella legge di bilancio c'è scritto: se i conti non dovessero tornare entro la seconda metà di questo anno in corso, scatteranno tagli automatici. Perché dico che Cottarelli è un ottimista? Perché la crescita prevista per quest'anno, su cui sono calcolati i parametri, è l'1%. Ora, lui pensa forse che si possa raggiungere lo 0,5, me lo auguro, ce lo auguriamo tutti, sarebbe comunque la metà e sarebbe comunque necessario partire con i tagli. Se ne parla di questo nel dibattito politico? Assolutamente no. Guarda caso tutto questo dovrebbe accadere dopo le elezioni europee, come se l'Italia del primo giugno fosse un'altra Italia rispetto a quella del 25 maggio. E Davide, oggi il Messaggero fa un titolo a mio parere un po' forte, anche se poi c'è una spiegazione. Il titolo è: uno stupro scuote il governo. Viterbo, due militanti di Casa Pound arrestati, uno è consigliere comunale, la vittima ha 36 anni, le minacce: taci, tanto nessuno ti crederà. Salvini parla di castrazione chimica, lo ha fatto anche ieri dai microfoni di RTL 102.5, gli risponde l'altro vice premier, leader del Movimento 5 Stelle, Di Maio, che dice: una presa in giro per le donne. Allora, è possibile che si discuta anche di questo? Sì, dello stupro non sono d'accordo con te. Trovo abbastanza strano un po' i titoli dei giornali oggi su questa vicenda, perché il fatto che gli stupratori presunti, io sono un garantista vero, devono processarli con tutte le garanzie. Al momento sono stupratori presunti, credo che siano stupratori reali che vadano condannati alla galera, ma insomma, il fatto che i due stupratori presunti al momento siano di Casa Pound, come se questo cambia qualche cosa, voglio dire, cioè, come, sono stupratori, certo, si può sostenere
che uno di loro pubblicava i manifesti dell'epoca fascista, quando dicevano bisogna evitare che entrino i negri perché stuprano le nostre donne. Deve aver equivocato su prima di tutto gli italiani. Ma lo portino a processo. Il tema qual è? Quello della castrazione chimica. E lì bisogna intendersi. Di che stiamo parlando? Perché nella proposta di legge che la Lega, alcuni parlamentari della Lega hanno presentato, la castrazione chimica è intesa su base volontaria, cioè io che sono il responsabile dello stupro, che sono lo stupratore, dico vabbè, fatemi la castrazione chimica, quindi l'impedimento alla potenza coeundi per un certo periodo, e quella è un'alternativa alla pena. E io su questo sono contrarissimo, prima di tutto perché è incostituzionale, perché potrebbe colpire solo lo stupratore maschio, perché la stupratrice femmina, ce ne sono casi di cronaca, che gli fai, che gli castri, e quindi non, è incostituzionale. E secondo, perché devono andare in galera, non a... Poi nelle interviste si racconta come se fosse la galera più la castrazione chimica, ma non è il testo che è stato presentato alla Camera, quindi quando ci fanno sapere di cosa stiamo discutendo magari avremo anche un'opinione. Davide, andiamo anche in Spagna e poi in realtà ci segnali questa questione portoghese in cui si sarebbero alzati gli salari, gli stipendi, quindi ci dici un po' di cosa si parla? Si tratta, intanto, quelli sono due governi di sinistra al momento, in Spagna e in Portogallo. Il governo portoghese ha recentemente deciso di rialzare i salari, che è bello, una cosa oltre che essere gradevole per tutti, anche una vera misura di sinistra. In Spagna il Sanchez, che ha vinto le elezioni anche se non ha una maggioranza autonoma, dice potrò governare da soli per continuare il percorso di riforme, faremo un governo, continueremo a governare da europeisti per l'Europa. Miracolo, cioè cos'è successo? Come possono fare questo? Possono farlo perché nella vita di ciascuno di noi, come in politica, c'è sempre un prima, un durante e un dopo. Il governo portoghese tagliò i salari, tagliò le pensioni in pagamento come misure di rigore per far ripartire l'economia, ed è ripartita. Lo stesso governo oggi dice, bene, perfetto, stiamo andando avanti, il prodotto interno lordo cresce, si possono aumentare i salari. In Spagna, per dirne una, la riforma della scuola molto integrata col mondo del lavoro, Sanchez dice dobbiamo finire queste riforme, si può essere d'accordo, si può essere contro, ma ha un senso. Noi in Italia stiamo ancora discutendo se siamo a meno 0.1 o a più 0.1 di prodotto interno lordo, essendo la seconda potenza industriale d'Europa. Fino a quando chi governa non è in grado di portare risultati, il resto sono chiacchiere, sono promesse. In portoghesi, il governo portoghese ha portato risultati. Poi, dopodiché, gli elettori decidono come gli pare, in Spagna hanno deciso di premiare il governo Sanchez. Ad integrare le parole di Davide Giacalone, vi segnaliamo sulla prima della stampa: se le riforme battono i sovranismi, un'analisi proprio delle elezioni spagnole a firma di Marco Zatterin. A proposito delle prime, troverete un po' ovunque, stampa, Corriere della Sera, cito questi quotidiani, ma non solo, il ritorno di al-Baghdadi, il capo dell'ISIS, insomma, per parlare chiaro, che si è fatto riprendere in un video, naturalmente ad uso social, in posa, attenzione, come Osama Bin Laden con tanto di Kalashnikov alla sua destra. Ieri ne abbiamo parlato con il presidente del CESI Andrea Margelletti, straordinario esperto in materia, che ha detto attenzione per noi italiani all'area a sud della Libia. E torniamo invece alla strettissima cronaca, andiamo a Monterotondo dove c'è stato questo furto, è stato indagato, processo colposo di legittima difesa, il 29enne che ha sparato al ladro. Ci risiamo, Davide? Ma è naturale, ma è normale che sia così, ma vi dico di più, è un bene che sia così. Lo dicevamo domenica mattina, le notizie erano fresche, c'era questa cosa, ma sarà indagato, non sarà indagato, la nuova legge, ovviamente la nuova legge non c'entra niente, ma il punto qual è? Da quello che sappiamo, questo signore è totalmente nella ragione, da quello che sappiamo, ovviamente, no, quello che leggiamo sui giornali, non deve temere nulla. Il punto qual è? È che se io ho una pistola nella cassaforte, quando sento i ladri apro la cassaforte, la prendo, la monto perché era smontata, ci metto il caricatore, la armo, faccio girare il carrello e poi sparo. E tutto questo vengo interrogato senza l'avviso di garanzia, solo gli analfabeti possono credere che mi stanno facendo un piacere, in realtà mi stanno facendo un danno, io ho diritto alla garanzia, ho diritto a essere assistito da un avvocato, perché domani magari nella concitazione i miei ricordi si accavallano, metto prima una cosa poi un'altra e potrà essere utilizzato contro di me.
Invece qua si ragiona come se l'avviso di garanzia fosse la giustizia italiana e ci si dimentica anche di dire come si chiama, avviso di garanzia. Solo gli incivili pensano che sia un danno e un, diciamo, annuncio di colpevolezza. Quindi le cose sono andate come devono andare e come continueranno ad andare. Senti Davide, volevo chiederti, visto che ieri mattina ancora non avevamo ovviamente i dati delle elezioni in Sicilia, ormai insomma si capisce l'aria, ci saranno diversi ballottaggi, secondo te che Italia esce fuori dal punto di vista politico e della geografia politica dal voto siciliano? Ma sai, la Sicilia, se mi permetti, la mia Sicilia è a sua volta dentro l'Italia che è un laboratorio politico, dentro l'Italia è a sua volta un laboratorio politico, il posto dove è nato il milazzismo, quindi l'accordo tra la destra e la sinistra. Che cosa segnala? Adesso sai, i comuni sono sempre dei casi particolari, ma insomma segnala un'Italia, ma direi in qualche modo anche un Occidente democratico, che si innamora a ventate, cioè passa una ventata e boom, sono tutti da quella parte, poi passa l'altra ventata, boom, e passano tutti dall'altra parte. Non è che siano cambiati gli esseri umani, non è che siamo cambiati noi la nostra capacità di permanere su un'opinione, è che probabilmente le offerte politiche sono così prive di contenuto che consentono, diciamo, di far tabeccare da una parte all'altra. Quindi questo è quello che ci vedo. La sostanza è che se tu guardi dentro all'insieme del discorso politico di una regione che da tanto tempo è in bancarotta e parla di tutto tranne che di questo, ti dà l'idea di come possa essere stabile un'opinione e una propensione politica. Queste passioni affolate, Davide, sono storia abbastanza vecchia per la Sicilia, dai tempi della DC dominante al cappotto berlusconiano. Ve lo ricordate? Fece in termini di sezioni quanto? 61-0, insomma. Tutti i parlamentari della Sicilia. Poi c'è stato l'innamoramento per il Movimento 5 Stelle che ieri, in questo test relativo e limitato, ha subito un'indiscutibile sconfitta. Vi voglio leggere un flash d'agenzia di pochi minuti fa, perché è un tema di cui tanto ci siamo occupati, anche domenica all'Indignato, la vicenda di Manduria. Sono stati eseguiti 8 fermi all'alba di questa mattina per la vicenda anche della morte del 65enne deceduto lo scorso 23 aprile a seguito di un incredibile pestaggio. 6 degli 8 fermati sono minori, esattamente proprio in conseguenza della notizia che la scorsa settimana abbiamo più volte approfondito. Chiudiamo con un'occhiata allo sport. A proposito di Sicilia, Davide, mi duole dover leggere questa notizia dalla prima della Gazzetta dello Sport. Palermo trema, la procura vuole chiedere alla Serie C. Anche qui il Palermo sono anni che racconta balle a se stesso in termini calcistici e questa potrebbe essere la conseguenza. Grazie Davide, buon lavoro e a domani. Grazie a voi, buona radio a tutti. Questa mattina in linea diretta con Giusi ci siamo occupati di capire come si affronta colui o colei la quale mette o ci mette i bastoni tra le ruote nella nostra attività professionale o meglio nella nostra vita, se soprassediamo, se preferiamo invece affrontare e prendere di petto chi ci spezza le ali. Vogliamo rivolgere lo stesso quesito della linea diretta questa mattina al nostro Raffaele Morelli. Raffaele, buona giornata e benvenuto. Buona giornata a voi, buona giornata a voi. Allora, come si fa, Raffaele, con chi ci mette i bastoni tra le ruote? Che si fa? Lo si prende di petto, si soprassiede, lo si affronta? Ma vedi, quando noi percepiamo che l'altro, quello con cui lavoriamo, abbiamo un rapporto o nelle relazioni, che l'altro effettivamente è un intralcio, un grosso intralcio, noi stiamo bloccando, l'altro sta bloccando non soltanto delle nostre capacità, dei nostri percorsi, ma sta bloccando un nostro modo di essere, una nostra identità, e quindi bisogna chiarirlo bene e affrontarlo e mai lasciarlo in sospeso. Le cose che non ci piacciono in una relazione, in un rapporto di lavoro, vanno sempre affrontate, altrimenti si rischia di fare quello che è più pericoloso per il cervello e per il corpo, cioè di tenerlo dentro, somatizzarlo. C'è una idea molto malata nella nostra cultura, che l'aggressività sia sbagliata. Noi recitiamo molto molte emozioni che mandiamo giù, no? L'altro dice una cosa e noi la mandiamo giù, facciamo finta di niente, però in realtà non è che non succede niente. Tutto questo va a depositarsi nelle aree cerebrali che sono collegate al corpo e la famosa somatizzazione, cioè il fatto che il corpo trasformi in malattie psicosomatiche dei disagi, accade. Raffaele, hai fatto un riferimento all'aggressività, dice appunto la nostra è una società che pensa che sia sbagliata. Non credi anche che possiamo essere un po' spaventati dagli eccessi di aggressività? Ma quelli che vediamo nella cronaca,
vedi per esempio l'episodio di quel pensionato con l'handicap, no? Quello si collega ad altre tematiche di come stiamo crescendo i nostri giovani e di come stiamo insegnando loro che non ci sono stop, no? E che praticamente abbiamo distribuito il videogioco come un elemento di relazione. Non c'è un giovane che non abbia dai 15 ai 22, 23 a salire che non viva un po' del tempo con la PlayStation. Nella PlayStation ci sono questi filmati giapponesi, questi filmati pieni di odio, di rabbia, dove addirittura ci sono delle gare per quanti personaggi uccidi nel mondo reale, no? E il fatto che l'attore, per esempio, lì del film, no, venga aggredito semplicemente perché ha recitato una parte, fa capire come è molto difficile distinguere il reale dalla fantasia. Ci sono delle situazioni, certi filmati che sono pericolosi perché inducono la violenza come regola e i giovani imparano la violenza perché si identificano con la violenza e pensano che sia scontata, no? Per esempio in quel gruppo di ragazzi che aggredivano vicino a Milano, no, vicino a Monza, che aggredivano, c'erano anche ragazze, no, aggredivano portando via il portafoglio, minacciando con il coltello, quando sono stati arrestati la prima cosa che hanno detto: ma noi ci sembravamo un videogioco, non pensavamo che avremmo avuto delle responsabilità così gravi. Sarà stata una risposta preparata, preconfezionata, però certamente mostra come dobbiamo darci tutti una regolata e capire che trasmettere in televisione scene di violenza di un certo tipo crea identificazione. Raffaele, mi autodenuncio, mi piace ogni tanto rilassarmi anche con dei videogiochi, faccio tante cose diverse nella vita, leggo, ho le mie passioni, anche come dire, mi piace esplorare l'universo dei videogame, che tra l'altro è un'industria pazzesca, molto molto superiore in termini di ricavi a quella del cinema ad esempio. Però ti devo dire una cosa, a me stanca questa identificazione. Punto primo, i videogiochi molti sono vietati ai minori, non si capisce perché mamma e papà se ne freghino e lasciano giocare dei ragazzi ai 12 anni con dei, ci sono dei bolloni rossi con scritto 18 grandi così. Punto due, quando ero piccolo io c'era Goldrake e molti dicevano che tutti ci saremmo lanciati dalla finestra per imitare Actarus, non mi risulta che l'abbiamo fatto in massa. Ci sono film e prodotti televisivi semplicemente vergognosi nell'assoluta mancanza di un minimo di senso e di qualità. Ora, perché i colpevoli devono sempre essere videogame? No, il problema centrale non è tanto nella maturità, no? Un uomo maturo guarda il filmato con la suspense, anzi può essere positivo perché ti congiunge con certi lati di sé che spesso rimuove o ignora. I nostri demoni noi non li vogliamo vedere, a noi ci piace pensare di essere persone brave, gentili, carine, e con molta rabbia che accumuliamo spesso si manifesta all'improvviso con atti che possiamo prevedere. Ma invece quando siamo negli adolescenti, nell'adolescenza, e lì non ci sono i filtri, e rispetto ai filmati di un tempo, oggi la quantità è aumentata in modo molto significativo, no? Guarda per esempio cosa succede con Gomorra, no? Dove in realtà inizialmente è stata una grande denuncia di un modo di essere di una cultura malata, di una cultura violenta, eccetera. In realtà però, diffondendola con continuità, tu praticamente trasferisci l'idea che quello sia il mondo. A 12, 13, 14, 15, 16 anni è vero che nessuno si buttò dalla finestra, ma è vero che la quantità e la presenza di questi videogiochi non era così intensa. E oggi noi sappiamo che mettere un ragazzino di fronte ad una intensità di un certo tipo crea poi un'identificazione, la quale crea poi una violenza che però si distribuisce, come vediamo dalla cronaca. Però, Raffaele, c'è una bella differenza tra Gomorra e videogiochi. Cosa intendo dire? Che il videogioco si autodenuncia come un gioco, appunto, c'è una dimensione ludica che è rivelata, e in Gomorra, se mi permetti, hai ragione tu, c'è una narrazione di un contesto sociale, quindi anche di un contesto sociale di Napoli e dintorni, che francamente rischia di essere diseducativo, perché poi è vero, io l'ho visto con i miei occhi a Napoli in questi anni anche con Giusy e Fulvio, molti bambini mitizzano Gomorra quei personaggi. Si chiama così? Non solo mitizzano, diciamo così, il look, mitizzano anche, secondo me, la scala valoriale. La scala valoriale, che è la cosa più preoccupante, no, Raffaele? Sì, è così. Ma Saviano ci ha regalato una grande denuncia di un mondo che francamente non conoscevamo così bene, lì è stato grandissimo. Il problema poi che cos'è? Che la continuità, l'identità è un processo di continuità, no? Nella continuità
continuando a vederlo, continuando a vedere un modo di essere, uno stile, eccetera, tu l'acquisisci. Certo, non l'acquisisci a 30 anni, a 28, a 25, ma a 12, 13. Teniamo presente che la corsa verso certe visioni televisive sta andando indietro nel tempo, no? mentre prima c'erano i 15, 16 anni, adesso sono i 12, 13, quindi 12, 13 in poi tu acquisisci un modo di essere, no? E questo lo si vede anche dai resoconti, dicevamo prima, di molti ragazzi che certe emozioni le rimuovono, le provano, gli sembra che aggredire, attaccare, violentare possa essere come un gioco, proprio come un videogioco. Quindi dobbiamo sapere che su certe cose non possiamo intervenire, perché è molto difficile intervenire, ma su altre dobbiamo. Bravo. Io insisto, sui videogame i genitori non possono far finta di non vedere, perché non possono guardate, te ne accorgi a cosa sta giocando tuo figlio, a meno che tu non voglia accorgere. E non vuoi guardare, allora l'hai comprato per te, che sei il papà, e allora eccetera. Ripeto, parlo per esperienza diretta, quindi non è che mi invento. Certamente, niente. Magari siamo nella stessa casa e poi capita che anche il mio figlio tredicenne. No? Vabbè, devi saper controllare, se no, insisto, fai altro nella vita. Stai abdicando al ruolo di genitore. Le immagini sono più forti delle parole. Certo. Cioè, le immagini sono molto più forti delle parole. Se io ti spiego certe cose, la spiegazione è molto più lenta dell'arrivare nelle aree profonde del cervello rispetto alle immagini. Quindi, quando ho visto il videogioco, dopo tu puoi spiegarmi quello che vuoi, ma dopo che l'ho visto 1, 2, 10, 100 volte, certo, le immagini sono rimaste, le tue spiegazioni non arrivano. Chiaro. Raffaele, grazie davvero per l'intervento di questa mattina, ti auguriamo buona settimana e buon 1° maggio. Anche a voi, un abbraccio. C'è Don Antonio Mazzi, come stai Don Antonio? Io sto bene, non parlo di gesti, ma parlo di parole. Senti la frase. Vai. Giusy, senti la frase. Sono qui pronta. Il mondo ha due voci potenti, la parola e il silenzio. Quello dici. Bello, è più potente il silenzio, secondo me. Ci stiamo? Sì, ecco, sì, diglielo lì ai tuoi soci. Ci penso io adesso. Ecco. Ciao. Cambiamo di nuovo argomento. In libreria in questi giorni troviamo La ragazza dei lupi, La mia vita selvaggia tra i lupi italiani, scritto da Mia Canestrini ed edito da APM. Lo segnaliamo al pubblico all'ascolto. Negli ultimi giorni la cronaca ha anche offerto spunti con la notizia di lupi che a Piancavallo, per esempio in Liguria, si sono avvicinati troppo ai centri abitati, facendo razzia di animali. Ma allora ci colleghiamo con l'autrice, Mia Canestrini. Mia, buona giornata e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno. Tra l'altro, se siete con noi in radiovisione, stiamo mostrando proprio la copertina. Mia, ma perché una ragazza va fra i lupi? Insomma, prendo in prestito il titolo La ragazza dei lupi. Questi animali, peraltro splendidi, con cui cresciamo sin da bimbi in una versione disneyana che naturalmente non rende loro merito. Ma faccio parte di quella categoria di pazzi che sono gli zoologi, che decidono di dedicare la vita agli animali. C'è chi sceglie magari gli insetti, chi gli uccelli. Io sono sempre stata una grande appassionata di mammiferi e il lupo in particolare mi ha sempre affascinata molto, perché sai che è il progenitore del cane e io adoro i cani. Quindi c'è un legame particolare con questo animale che mi guida fino da piccolissima. Ecco, Mia, sono molto curiosa perché appunto per oltre 10 anni probabilmente hai studiato, no, questi branchi di lupi. Sì. Ci aiuti un po' a capire che cosa ti hanno insegnato? Ah, guarda, i lupi sono dei grandissimi maestri, sono un sacco di cose. Primo fra tutti probabilmente la loro capacità di resistere alle difficoltà e anche di avventurarsi in mondi spesso loro sconosciuti, quando abbandonano il branco per crearne poi uno proprio. Non tanti giorni fa la notizia di un lupo trovato quasi annegato nella Darsena a Milano, che sembra una notizia incredibile, in realtà quel lupo stava cercando probabilmente un territorio libero e stava cercando una compagna con la quale creare un altro branco, e questa loro capacità di esplorare il mondo e farcela in qualche modo sempre mi piace molto. Tra l'altro, dal punto di vista proprio dell'immaginario, anche letterario, il lupo spesso è paragonato anche, diciamo così, alla furia dell'uomo. C'è solo furia nei lupi o ci sono, secondo te, anche dal punto di vista comportamentale, diciamo, degli aspetti più docili? Ma ci sono un sacco di somiglianze con l'uomo molto positive. Ad esempio, i lupi come l'uomo vivono in famiglia, difendono una casa che è il loro territorio, si prendono cura tutti insieme dei più piccoli, li proteggono, si prendono cura di chi rimane magari ferito in un incidente,
o siamo a causa di una malattia, cacciano insieme, quindi si procurano il cibo insieme, hanno tanti aspetti positivi legati alla loro socialità che ricordano anche noi, insomma, nei nostri aspetti migliori, diciamo così. E non meritano, lo diciamo per chiudere questa chiacchierata mia, quella nomea che ripeto è molto disneyana, ma insomma affonda le radici nel tempo, Homo homini lupi, no? Questa idea che la furia belluina ci riporti ai lupi, in realtà sono animali estremamente nobili che proprio l'uomo sta costringendo ad una vita a rischio. Mia Canestrini, la ragazza dei lupi, sì. Complimenti per il tuo lavoro. Grazie mille a voi. Come sapete, ogni giorno a quest'ora abbiamo un direttore con cui commentare i principali fatti dell'attualità, politica e non solo. Oggi con il direttore editoriale del gruppo Condé Nast, Luca Dini. Direttore, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Sapete che vi dico, me lo sono proprio goduto in cuffia, spero anche l'ultima parte, il nostro amico Luca Dini, il pezzo di Capaldi, veramente bellissimo, dolcissimo. Caro Luca, allora, parliamo d'altro. Sono stato colpito, volevo girarti questa, è un sondaggio, uno dei tanti, è di pochi giorni fa. Mentre si parla costantemente, credimi, non c'è nulla di politico nella mia domanda, mi interessa quello che pensano gli italiani, li chiamiamo very normal people, noi qui a RTL 102.5. Non si parla mai bene di Europa. Poi vai a vedere l'ultimo sondaggio pubblicato, era il Corriere, se non vado errato, 45% a favore dell'Unione, della nostra partecipazione, eccetera, eccetera, un 24 diciamo che è sospeso e un 22-23 negativo. Rispetto al dibattito io mi sarei aspettato una assoluta inversione di queste cifre. Qual è la storia che forse al di là, come dire, della superficie ribollente, poi ormai certe cose, basta guardare i nostri ragazzi, fanno parte della nostra vita, come la interpreti? Beh, sicuramente sì, a me devo dire piace molto la definizione very normal people, però spesso le very normal people fanno meno rumore della minoranza rumorosa, no? E quindi si tende a sopravvalutare il fenomeno di, diciamo, il famoso, anche qui diciamo, stando alla larga dalla politica, però l'opposizione, chi vede nell'Europa l'origine di tutti i mali, in realtà non solo la nostra generazione, che si ricorda benissimo cosa voleva dire, cosa volevano dire le frontiere, i problemi i problemi commerciali e tutto quello che l'Europa ha cambiato, ma anche i giovani sono talmente abituati a sentirsi cittadini europei, che anche secondo me il fenomeno è ampiamente sopravvalutato. E se, di nuovo, senza fare un'analisi politica, ma basandosi solo su quello che è successo alle elezioni spagnole, le forze, diciamo, europeiste di destra e di sinistra, ripeto, hanno preso i 2/3 dei voti. Questo qualcosa vuol dire, insomma. Sì, non sono numeri a caso anche questi. Luca, hai da poco preso anche la direzione di Glamour, ho capito bene? Sì, esatto, infatti. Sì. Mi è piaciuto molto questa specie di questa rubrica, anzi in realtà, che terrai, che ha a che vedere, il primo pezzo, ha a che vedere con l'equilibrio. È molto interessante capire a che punto siamo proprio con l'equilibrio in questo mondo, in questa società, in questa era. Beh, di nuovo è un ragionamento abbastanza legato a quello che abbiamo fatto. I media, e qui devo fare mea culpa a nome della categoria, tendono a sopravvalutare e a riportare soprattutto le cose, diciamo, le estremizzazioni, il bianco e il nero, i famosi hater, i follower, i fanatici, quando in realtà c'è molta gente che, quando ci parli poi magari faccia a faccia, perché poi il dibattito faccia a faccia è sempre diverso da quello virtuale o sui social media, ti dice: ma io in realtà non sono così sicuro di tante cose, vorrei anche il diritto a essere indeciso, a esprimere un'opinione più sfumata, a parlare con chi la pensa diversamente da me. E secondo me questa cosa, diciamo, dopo anni in cui perlomeno il fenomeno della contrapposizione è stato molto pompato e vissuto, io avverto una direzione contraria, cioè il fatto che le persone stanno cercando appunto un equilibrio, un punto di mezzo, e posizioni meno estreme su tante cose.
Senti Luca, tu ti sei sempre occupato di raccontare con la direzione dei tuoi giornali un po' il costume italiano, che negli anni è cambiato prepotentemente. Ciò che spesso viene chiamato costume in realtà è un po' il codice comportamentale degli italiani, i loro gusti, i loro stili, la loro scala valoriale. Che Italia è quella del 2019 dal punto di vista proprio del costume, cioè del suo tratto caratteriale? Ma di nuovo è un'Italia che ha tanti problemi, ma è migliore di come viene rappresentata, sia sui media che purtroppo devo dire dal dibattito politico, e mi riferisco a tutti i colori di nuovo, è un'Italia che cerca, secondo me si attende e spero avrà una svolta nel modo di essere raccontata e celebrata. È un'Italia che sta perdendo troppi treni, che perde turisti, è incredibile, no? Voglio dire, siamo il paese, cioè è una banalità dirlo, ma è la verità, il paese più bello del mondo, e per via di mille problemi di burocrazia e di scontri interni perdiamo tante occasioni. Io veramente, cioè, lo dico da un po', quindi io tendo a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, e penso che per l'Italia sia alle porte un'epoca migliore, però insomma ci credo davvero e ci devo credere. Luca Dini, ne parlavamo ieri, proprio tutti nel mondo vogliono visitare l'Italia ma non riusciamo ad accoglierli per le nostre mancanze a cui facevi riferimento. Forse è anche il caso di dire, se è vero che ci meritiamo tutti di più, beh allora ognuno, ogni very normal people, faccia qualcosa di più, sia più disponibile verso il prossimo, magari studi, legga un pochino di più, altrimenti ci lamentiamo e basta. Questo sicuramente, devo dire che il male grossissimo del paese è la tendenza ad autoassolversi e a pensare sempre, ah ma tanto fanno tutti così, insomma non è così, cioè diciamo, io faccio un esempio banalissimo, vado spesso a fare passeggiate in campagna e trovo tanta spazzatura lungo le... lasciata anche da persone insospettabili, ciclisti, gente che fa sport eccetera, e ho cominciato a ripulire, insomma non si può solo pensare ma perché non pulisco, perché nessuno fa niente. Cominciamo a metterci lì, quando vediamo qualcosa puliamo, lasciamo, diciamo, il mio imperativo è in tutte le cose cercare di lasciare il mondo un posto perlomeno come l'hai lasciato, come l'hai trovato, tendenzialmente un po' meglio. Ecco. Meglio se anche meglio di così. Luca Dini, grazie anche per questo messaggio che hai condiviso con i nostri ascoltatori. A presto e buon lavoro. Molte volte ci siamo trovati a parlare della violenza sulle donne, stupri, femminicidi, cosa scatta nella psiche quando esplode la violenza, quali sono le dinamiche di una coppia in apparenza serena in cui si arriva anche a gesti molto estremi. Ovviamente questo non riguarda solamente la violenza sulle donne, ma come diceva Giusy Legrenzi poco fa, riguarda ampiamente anche ciò che si respira, per esempio, in alcune famiglie italiane. Vogliamo chiederlo questa mattina allo psicoterapeuta e criminologo Marco Canavicci. Canavicci, buona giornata e benvenuto a Non Stop News. Buona giornata anche a voi e a tutti i radioascoltatori. Partiamo da questa notizia di cronaca, è soltanto l'ultima in ordine di tempo, ma purtroppo ce ne sono tante anche nei mesi scorsi. È successo a Ragusa, questa ragazza 33enne che è stata vittima del marito, poliziotto, che tra l'altro poi su Facebook si è poi tolto la vita e ha scritto su Facebook: ti ho dedicato tutta la mia vita. Ecco, quindi sembra di partire da una vera storia d'amore. E invece che è successo? E invece è successo che sono comparsi degli elementi critici che all'interno della coppia purtroppo ci sono e che spesso finiscono appunto in cronaca. Elementi critici che possono distruggere qualsiasi tipo di amore o di bene o di passione all'interno della coppia, e che sono legate prevalentemente alla personalità di lui, che sì è in grado di amare, ma sotto alcune spinte emotive è in grado anche di odiare e di voler far del male. E spesso questo odio, questo voler far del male, sfugge al controllo della persona, e soprattutto se è armato, ma non è necessario avere una pistola, basta anche un coltello o bastano anche le mani, può arrivare ad un vero e proprio atto aggressivo che poi termina con la morte della persona. Devo dire che queste cose purtroppo non sono la maggioranza, è un fenomeno che quando va in cronaca è la piccola parte di qualcosa che è molto più grande, che per
e che sfugge a qualsiasi tipo di statistica e di epidemiologia, perché è un fenomeno sommerso. La violenza all'interno della coppia è molto diffusa, però purtroppo rimane un segreto di coppia, non se ne parla e nessuno è disposto a dichiararla. E allora, dottor Cannavici, io chiedo scusa ai tanti nostri amici che questa domanda e forse relativa risposta l'hanno sentita tante volte. Fuori dalla coppia, ma vicino alla coppia, chi è, può e come accorgersi di qualcosa e far suonare eventualmente un allarme? Perché mi rifiuto di pensare che si debba attendere il fato. Sì, allora, noi abbiamo studiato la presenza di fenomeni predittivi. Cos'è che può scatenare o che può anticipare episodi di questo tipo? E abbiamo visto che gli unici gli unici elementi predittivi sono nella personalità di chi è intollerante alle frustrazioni e poco disposto a tollerare e controllare gli impulsi. Per cui quando in una coppia ci si rende conto che si convive vicino ad una persona che con basse frustrazioni ha degli scatti d'ira, degli scatti impulsivi, degli scatti di violenza, alza la voce, sbatte le cose, aggredisce inizialmente gli oggetti, poi gli animali, poi le persone, ecco, quando ci si rende conto che si vive vicino a una persona che è impulsiva, che scatta facilmente, che ha brusti cambi di umore, beh, quella è una persona pericolosa che potrebbe arrivare dopo attimi di passione ad attimi di violenza molto forte, e lì bisogna stare molto attenti, perché basta un nulla e si arriva immediatamente alla tragedia. Che siano atti impulsivi lo dice anche il fatto che più delle volte chi commette questi atti è talmente accecato dall'odio, dalla violenza, che dopo due minuti si rende conto di quello che ha fatto, è lui stesso che chiama la polizia, i carabinieri, e chiede: venite, ho ucciso mia moglie, ho ucciso mio figlio, o ho fatto una cosa che non dovevo fare. Quindi in quel momento la persona era fuori di sé, non aveva autocontrollo, e quindi è quello l'elemento che va controllato, la capacità di tollerare gli impulsi e di tollerare la violenza. Mi perdoni, un punto di vista da parte sua su una proposta fatta ieri dal ministro dell'Interno Salvini, che ha parlato di castrazione chimica, almeno in alcuni casi. Lei, da psicoterapeuta, rispetto a questa strada, concorda oppure no? Allora, su questo problema anni fa mi hanno chiesto uno studio e abbiamo fatto uno studio insieme con esperienze di altri paesi che già hanno introdotto la castrazione chimica. Il punto di partenza è che purtroppo la sessualità non è legata agli organi genitali, la sessualità è legata al cervello, a quello che uno pensa, alle proprie fantasie, alle proprie emozioni. Quindi non si può spegnere la sessualità spegnendo gli ormoni, e questo lo si vede tutte le volte che in una persona si fa una terapia ormonale. Certo. Non si spegne la sessualità abolendo gli ormoni. Quindi laddove è stata introdotta la castrazione chimica non ha sortito alcun effetto se non quello di creare nella persona delle malattie gravi come il diabete, l'ipertensione o altri disturbi che ci ricordano un po' le punizioni fisiche, cioè la castrazione chimica è una violenza fisica che si fa alla persona che non risolve assolutamente e non risolve nulla, certo, chiaramente. E più delle volte ci si ha a che fare con persone che sono impotenti sessualmente, e quindi non è in questo modo che si riduce, diciamo, la loro capacità di violenza, perché è appunto chi è impotente che spesso ricorre a forme alternative di controllo dell'altra persona, come potrebbe essere la violenza, oppure che ricorre a fenomeni tipo la pedofilia, perché l'impotente non è in grado di avere un partner coetaneo e quindi ricorre più facilmente a un bambino. Quindi diciamo che la castrazione chimica non risolve nessun tipo di problema. Non è consigliabile, no. Decisamente. Grazie allo psicoterapeuta e criminologo Marco Cannavici per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie anche a voi, buona giornata. Abbiamo preannunciato più volte in questa mattinata, oggi è il 30° anniversario della morte di Sergio Leone, grande regista, sceneggiatore, produttore, autore di capolavori entrati nella storia del cinema italiano e non solo. Questa mattina vogliamo parlarne con una voce storica di RTL 102.5, una penna brillante del giornalismo italiano, grande esperto della vita e della carriera di Sergio Leone, autore del libro Sergio Leone, perché la vita è cinema, edito da Murzia nella collana Leggi RTL 102.5. Una buona giornata, Fabio Santini.
Buongiorno Pierluigi, Giusi e Fulvio, buongiorno a tutti. Buongiorno, che piacere Fabio stare insieme. Fabio Santini, lo voglio dire pubblicamente, è uno di quelli che ha sempre qualcosa di interessante da dirti, su cui ragionare anche per fare un filo meglio il proprio lavoro. Caro Fabio, partiamo da un aspetto. Oggi, per esempio, sì, ovunque si sottolinea il record storico di Avengers Endgame. Checco Zalone con il suo Quo Vado stracciò qualsiasi record. È bene ricordare che se c'è stato un regista realmente popolare in Italia, risponde al nome di Sergio Leone, perché faceva incassi pazzeschi eppure nello stesso tempo ci ha regalato storia del cinema. Perdonateci, non è così facile. Allora, la forza di Leone, e dopo 30 anni se ne parla ancora, e dopo 30 anni è più, perché ricordiamo che il primo grande suo western fu Per un pugno di dollari del 1964. Dicevo, la forza di Leone è stato aver realizzato un miracolo, cioè aver coniugato il gusto di massa riscrivendo gli standard della bellezza e dell'arte del cinema. È un'operazione culturale di assoluta avanguardia che nel mondo del celluloide, oggi non c'è più, oggi è tutto in digitale, nel mondo della settima arte non è mai stata più replicata a questo livello. Non dimentichiamo che ci sono film come C'era una volta l'West e Giù la testa, che solo pochi anni fa erano ancora nei cinema di prima visione in certe regioni asiatiche. Non dimentichiamo che secondo uno studio di statistiche di incassi dei film, abbiamo un problema con la linea. Timo, sì, si è caduta la linea, infatti, recuperiamo, infatti. Recuperiamo subito Fabio. Ci sei, Santini? Fabio? No, lo stiamo chiamando. Perdonami. E la passione che Fabio nutre da sempre, tra l'altro, sì, l'ha portato. Qua. Eccoci qui, non ti sentivamo più. Vai Fabio. Sono qua. No, dico, e sembra che circa 2 miliardi di persone abbiano visto i film di Leone tra cinema e televisione, che vuol dire un terzo degli abitanti della Terra. Evidentemente una ragione c'è. C'è. Leone fondamentalmente se ne fregava di quello che scriveva la critica sui suoi film, e ha avuto alla fine ragione con la sua forza, la forza delle sue idee, della sua coerenza e la forza di andare in America realizzando dei prodotti cinematografici che hanno letteralmente spiazzato la storia del cinema americano, che poi è la storia del cinema di tutti i tempi, di tutto il mondo. Fabio, cos'è che gli piaceva di più raccontare? Che cosa gli piaceva di più mettere in scena? L'uomo, con le sue debolezze, con le sue contraddizioni. Una volta Andrea Leone, il figlio maschio, poi lui ha avuto altre due femmine, Francesca e Raffaella, ha detto: nei film di papà c'è molto il riflesso del suo carattere, del suo spirito. È vero, nei personaggi tipo il brutto, Eli Wallach del buono e il brutto e il cattivo, lo stesso Rod Steiger, Juan il rivoluzionario per caso di Giù la testa, riflettono molto certi aspetti e certi spigoli del carattere di Leone. Fabio, prima di lasciarti andare, tutti devono leggere Sergio Leone, Perché la vita è cinema, edito da Mursia Collana, legge RTL 102.5. Sì. Con un aggettivo, mi descrivi quel primissimo piano degli occhi di Bob De Niro in C'era una volta in America, è uno dei passaggi fondamentali della storia del cinema, con gli occhi che mutano. Ti cito la frase di Leone: quel sorriso e quel primo piano è talmente enigmatico che sembra persino più enigmatico del sorriso della Gioconda. Forse, visto che è l'ultima scena, diceva una volta in America, è l'estremo saluto del cinema a un suo grande, irripetibile maestro. Fabio, noi segnaliamo al pubblico all'ascolto, le facciamo con grande piacere per la stima che abbiamo nei tuoi confronti, il tuo ultimo libro, ovviamente, Sergio Leone, Perché la vita è cinema, edito da Mursia, nella collana Leggi RTL 102.5. Viva Sergio Leone e viva il nostro Fabio Santini, ciao! Ciao ragazzi! Non Stop News, a cura della redazione giornalistica di RTL 102.5. Direttore responsabile Luigi Tornari.